Eccoci qua. Allora, nel precedente video abbiamo visto come ho praticamente rimesso a posto, togliendo il controller, e ho fatto funzionare questo decespugliatore, con la volontà però di trovare una via d'uscita per il problema delle batterie. La pompa ci tiene sempre compagnia. E praticamente qui non ho la lampadina qua, quindi non vedrete bene. Qui ci sono i due connettori del pacco batterie e io andrò ad attaccarmi direttamente qui con una tensione di circa 30 volt. Questo andrebbe a 36, magari mi tengo un po' più tranquillo, lievemente più basso, spero, con quello che ho, nel senso spero con quello che ho, e andrò a costruire un qualcosa che metterò qui, perché c'è un problema. Quando io non userò la batteria, che fa da contrappeso? Perché questo alla fine lo dobbiamo considerare un po' come un bilanciere, dove il fulcro, diciamo, è questo. Se io tolgo il peso della batteria, che non pesa poco, questo dopo mi pesa troppo davanti, quindi andremo a mettere praticamente l'alimentatore che vado a costruire con quello che ho rimediato e che spero che funzioni. Questo lo appoggiamo qua con questo residuato bellico. C'è pure la spina attaccata che io utilizzo ogni tanto per fare degli esperimenti. È un trasformatore, un semplice trasformatore. L'uscita è a doppia, quello che si dice a doppia semionda, centrale, vedete 0, 12 o 24, oppure questi due danno 24 volts. Quindi andrò a utilizzare questi due da 24 volts, li mando a un ponte di diodi e tirerò fuori 12 per 1,4. Quello che fa, andiamo verso 36 volt, comunque 34, qualcosa del genere. Con questa tensione andrò ad alimentare, provare ad alimentare il decespugliatore. Questo è un trasformatore, mi dice qui sopra che qui c'è una scritta 40 watt, 50 watt, ecco qua. Che dire, questo ha di poco 40-50 anni questo trasformatore. E che cosa dire? Ecco qua, 0 24 volt. Questo, cioè, costruirò una specie di slitta che metterò al posto della batteria. La slitta la farò con dei pezzi di legno, quello che ho rimediato qua, insomma. Scusate se guardo le volte a destra e a sinistra, non becco mai la camera. E adesso procedo a costruire questo coso e poi dopo proveremo se funziona. Giunta sera, cerchiamo di fare un po' di luce, va, che da sta parte che non ce l'ho. Ok, bello abbagliato. Ecco qua, allora, questo è lo slot e questo è l'alimentatore che ho costruito, provvisorio, mica che definitivo. Giricchia, non gira al massimo, gira. Praticamente gira al pari dell'economy mode di quando c'era il controller, praticamente. Quindi, insomma, per tagliare di fino all'erba qui intorno va bene, insomma. Poi comunque nulla togli che troverò un alimentatore magari switching recuperato da qualche parte e ce l'ho peraltro di una stampante da 32 volts. Se è da 2 A potrà andare bene, sarà molto più piccolo di questo, quindi potrò riutilizzare magari questa stessa basetta che ho fatto apposta per inserirsi qua, ecco qua, così non esce. E io praticamente andrò in giro con questo coso qua. Ora, il problema è che in realtà potrei fare anche due contatti qui, ma non li faccio. Possiamo mettere questo qua, o lo mettiamo qua, praticamente adesso c'è da attaccare i connettori, mettiamo il più qui, adesso li ho fatti con i coccodrilli, vabbè, e qui ci mettiamo il meno, ok, boh, adesso siete in diretta sulla prova. Attacchiamo qua alla spina, poi chiaramente dopo dovremo usare una lunga e vediamo un po'. Eccolo qua, gira quanto nell'economy mode.
gira pure nel verso giusto, tanto attaccato. Bene, domani sarà il momento della prova. La 220 la prendiamo perché questo è protetto. Domani di nuovo con la luce faremo la prova. Se volete pettinare il prato, eccezionale. Questa tensione non è per niente sufficiente. L'ho misurata prima di cominciare questa prova e ho visto che praticamente scende 10 volte circa, quindi non è forza. Ricominciamo da capo con un altro alimentatore. Dobbiamo stare sui 30 volte. Ok, allora ho scoperto che questo alimentatore qui, mio vecchio, che ho costruito almeno 20 anni fa con dei rottami, sempre a tecnologia avanzata come il volmetro che gli sta sopra, tira fuori 36 volts. L'ho appena misurato e adesso lo utilizzerò. Questo giace qui inutilizzato da e altrove da tanto tempo. Adesso lo utilizzo per il decespugliatore. E adesso partiamo con questo alimentatore qui. Allora, funziona. Ora va praticamente come nell'economy mode, con questo alimentatore qui, che a vuoto tira fuori 45 volts, mentre lavora invece scende a 22. Ho attaccato il tester per misurare, eccolo là, con il tester solo, per misurare mentre lavoravo quello che succedeva. Avete visto che ho tagliato, per fare il lavoro di fino è perfetto. Poi l'utilizzare una tensione bassa non dà nemmeno problemi a andare in giro con questo filo. Lavora una tensione bassa, quindi il motore non si surriscalda. Il lavoro lo fa, quindi diciamo che va bene così, va molto bene così. Adesso il prossimo passo è quello di mettere a posto bene quell'alimentatore, chiuderlo, cosa che non ho mai fatto.